c'è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in qualche città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra, tutti lo temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera Ugo tu sarai. Evviva, evviva Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo. Hey! Il piccolo Ugo esce tranquillo da casa, è scesa la sera anche su Tokyo città. Va bene, Ugo, basta per oggi. Se ti alleni troppo perdi energie preziose. Mancano pochi giorni all'incontro. Calmati. Certo. Però non mi sento sicuro. Ho paura che questa volta sarà difficile. Ugo, se vuoi vincere devi sapere che hai 3 rivali da sconfiggere. 3? Sì. Il primo è Ben Naya della scuola di Tokyo. Il secondo si chiama Shiga. Il terzo è un certo Daimo. Tutti e 3 praticano judo da tempo e sono dei veri e propri esperti e già li considerano vincitori dell'incontro. Devo vincere. Mi impegnerò a fondo. So che sono forti. Ed è per questo che ce la devo fare. Vi mostrerò quello che sono capace di fare. Da solo contro 3. Ma forse questa volta sto un po' esagerando. Bella passeggiata, è quello che ci vuole per distrarsi un po'. Hai sentito cosa ho detto? Come te lo devo dire, questo cane non può rimanere qui. Che modi, vorrei sapere che fastidio dà, è talmente piccolo. Mi hai stancato, vattene via subito. Datemi una lezione, ragazzi, forza. Subito! Forza! È facile fare i gradassi quando ci si mette tutti contro uno solo. Ti consiglio di pensare ai fatti tuoi, chiaro? Ragazzi, sotto! Fermi! Non vi permetterò di torcergli un capello. Aspetta, io non ti ho chiesto di aiutarmi e poi non ti conosco. Perché lo stai facendo? Eh? Se vogliono picchiarmi, lasciali fare. Che cosa importa a te? Pensa ai fatti tuoi. Hai sentito cosa ti ha detto? Levati di mezzo! Forza allora, ragazzi, sotto! Se non ci obbedisci ti succederanno cose molto spiacevoli, capito? Prende! Non sopporto certe cose, cosa devo fare? Poveretto, non ce la fa più! Hai visto cosa succede a uno che disobbedisce alle regole della nostra banda? Piccolino, tutto bene? Non spaventarti per così poco, non ti lascerò, sta tranquillo. Un cane randagio e un ragazzo randagio, che bella coppia! Cosa hai detto, eh? Cosa hai detto? Ripetilo se hai coraggio. Se vuoi sentirlo ancora ti accontenta subito. Apri bene le orecchie, ho detto che tu sei come quel cane, sei un randagio. Diamogli una lezione, forza! Prendetelo! Che bravo! Ha fatto tutto da solo! Piccolino!
Piccolino, anche tu sei orfano come me. Per questo ti voglio tanto bene e non ti abbandonerò mai. Non devo aver paura, ho fiducia nel mondo. Ci sarà qualcuno sotto questo cielo, da qualche parte, che mi aiuterà, mi sarà amico. Capisco. Ti hanno lasciato davanti alla porta dell'orfanotrofio quando avevi solo 2 anni. Sono cresciuto lì dentro ed è lì che ho imparato il judo. Me l'avevano detto che mi sarebbe stato utile. E avevano ragione, mi sembra. E sai, anch'io sono orfano. Ho vissuto con mio nonno in campagna fino a poco tempo fa. Poi sono venuta a Tokyo da un amico di mio padre. Io lo chiamo zio. È molto buono con me. Mi ha mandato a scuola e mi ha insegnato ad amare il judo. Frequenti una palestra? Certo, ho un maestro in gamba, mi fa allenare molto. Sono contento di averti conosciuto. Tu non sei come gli altri, sei un tipo semplice. Ti sembrano così forti, non credevo. Non devi pensare alle tue paure, altrimenti non vincerai mai. Sembri il grillo parlante, come faccio a non aver paura? Sei arrivato alla semifinale, quindi dovresti essere contento. Prova a fare una bella risatina. No. Non mi pare che gli altri approvino questo metodo di rilassamento. Non ci pensare, se ti lasci influenzare non ce la farai. I combattenti si preparino per il prossimo incontro, salutatevi. Vediamo un po' questi due. Ma quel ragazzo, sì, mi sembra di conoscerlo. Ma certo, non può essere che lui. Buona, un punto per Ben Naya! Che bravo, è così veloce che non si capisce come faccia a portare le tecniche. Spero proprio che Ugo non si faccia scoraggiare, i suoi avversari sono molto forti. Attenzione, prego, iniziano i combattimenti per le semifinali. Sul tatami, Ugo Gatto. Eccomi! Oh, come sono nervoso. Non essere così nervoso. Calma, conosco io il metodo sicuro. Si prepari, Daimon. Mia, com'è grosso, sembrano 2 persone una sull'altra, non ce la farò mai a battere. Daimon! Manca il coraggio ad affrontarlo, mi tremano le gambe. Ugo, se torni indietro non ti guarderò mai più in faccia. Miau miau, ci sei solo tu a incoraggiarmi a tifare per me. Ugo! Ma è Kiko, c'è anche la maestra e c'è tutta la classe. Via! Oh no, Ugo! Fai il triplo salto mortale! Ce l'ha fatta per un pelo. Non devi distrarti! Quante volte te lo devo ripetere? Ma silenzio! Vattene via! Non devo perdere di vista gli insegnamenti che ho avuto dalla natura. Solo così, così potrò vincere. Ottima tecnica, il vincitore è Ugo Gatto. Sei grande, Ugo, bravo! Oh, non ci posso credere! Ce l'hai fatta! Ma che fa, piange, è proprio strano! Poverino! Si preparino per il prossimo incontro Ben Naya e Shiga!
È difficile immaginare quale dei due riuscirà ad arrivare in finale. Credo che vincerà Shiga. Balma è molto abile, però mi sembra un po' troppo triste. So a che ti riferisci. Oh? Ma che cosa vuoi fare? Che cos'ha? Non posso vederlo. Forza, signora! Forza! Ben, dai! Mi scusi, signora, lei è la madre di Ben, gli assomiglia molto. Il mio intuito non mi ha fatto sbagliare mai. Hai ragione, ma non devi dirgli che sono sua madre. Quando morì mio marito in un incidente, non avevo più come sopravvivere e così sono stata costretta ad abbandonarlo. Oh. Ormai Ben mi crede morta. È passato tanto tempo e mi avrà completamente cancellata dalla sua mente. Oh no, io sono convinto che sarebbe felicissimo di incontrarla e capirebbe il perché di quanto è accaduto. Ben! Non vale, è fuori! Ha avuto una grande fortuna. Coraggio, Ben, metticela tutta! Tua madre è qui ad applaudirti! Mia madre, com'è possibile? Ben, sono io. Mi riconosci? Mamma! Mamma, speravo tanto che un giorno saresti venuta e finalmente questo mio desiderio si è avverato. Mamma! Mamma! Via! Il vincitore è Ben Naya! Bravo, sei il migliore! Bravo, Ben, figlio mio! Mamma! Mamma! È tanto tempo che speravo di incontrarti e finalmente sei vicino a me! Oh, mamma! Mamma! Ben, ti prego, perdonami! Cerca di capire! Oh, non resista a una scena così commovente! Devo andare al bagno proprio adesso! Accidenti! Oh, via! Apri! Svelto! Apri! Non posso! Aspetta un momento! Cioè, apri! Non farmi fare questa figura! Quando mi commuovo è sempre così! Vai, apri! Insomma, calmati, la finale per dopodomani, non vorrà stare così per tutto questo tempo, no? Calmarmi? Ma il mio avversario è Ben, siamo amici e dobbiamo batterci uno contro l'altro per un trofeo così importante. Fai del tuo meglio, Ben. Mamma! Non si vedevano da anni. Forse sarebbe meglio che vinca Ben. Cerca di capire. Sua madre assisterà al combattimento. Capisco cosa pensi, ma devi combattere bene lo stesso. Mi sento un perdente. Devi sempre stare in guardia. Perché non hai usato il triplo salto mortale del gatto? Non ho fatto in tempo. E poi sono triste oggi. E quando mi sento così non riesco più ad avvertire i pericoli che mi circondano. Ricordati, non devi permettere che uno stato d'animo si impadronisca di te e ti trovi insicuro. Stai a vedere. Ehi, che cosa vuoi fare? Lasciami! Che c'entro con questa storia? Prendi esempio da lui. Lo fa naturalmente, senza pensarci. Qui mi si sfrutta! Beh, forse non è l'esempio migliore di gatto, ma... In effetti, comunque ho capito. Ugo, papà, è pronto in tavola! Venite a mangiare! Vorrei proprio sapere cosa succede a Ugo, è in ritardo. Forse è stanco, l'incontro di domani lo deve aver reso nervoso, ma vedrai, arriverà. E adesso noi intanto mangiamo. Ora trasmettiamo l'intervista al signor Oriyama, vincitore del record del sollevamento pesi.
Prima di cominciare vediamo le immagini che si riferiscono al fatidico momento della vittoria. Ecco, sta mettendo le mani in posizione di partenza. Ed ecco che manifesta la sua forza incredibile. Incredibile, signor Oriyama. Finora nessuno al mondo è riuscito a sollevare un peso così elevato. Complimenti. La sbarra è quasi alzata. Sta facendo sforzi disperati. C'è riuscito! Bene, un nuovo record mondiale è stato raggiunto. Ehi, come bravo! E dopo queste immagini vorrei fare al signor Oriyama alcune semplici domande. Signor Oriyama, ci dica, come si sente in questo momento? Il mio successo è dovuto soprattutto alla calma e alla concentrazione che sono riuscito a raggiungere. Anch'io farò così. Stavo sbagliando tutto. Non posso far finta di combattere, anche se il mio avversario è un amico. Sarò calma e concentrata e cercherò di dare il meglio di me stesso. Se lo avessi lasciato vincere per simpatia, sarebbe stata una terribile sconfitta. Grazie. Ancora un po', per favore. Kiko, hai fatto un pranzetto squisito e c'è persino lo spezzatino. Ma non vedo neanche un pezzetto di carne, forse qui sotto. Strano però, c'è di tutto tranne l'elemento principale. È logico che non ne vedi, questo non è lo spezzatino, è un'altra cosa. Mi piace molto lo stesso, scusami Kiko, ma sai, io non ho molta dimestichezza con queste pietanze così sofisticate. Sembra che si sia calmato. Vuoi che ti presti il mio costume da bagno? Sì, puoi darmelo. Ma per farne cosa, eh? Te lo dico dopo, d'accordo? E va bene, sei sempre più misterioso. Ne ho due, quale vuoi? Quell'intero oppure il due pezzi? Intero a due pezzi? Sinceramente non so che differenza ci sia. Beh, vediamo, quello che non è separato andrebbe benissimo per me. Qualche piccolo ritocco e potrò iniziare. Devo fare tutto quello che ho visto fare al signor Oriyama alla televisione poco fa. Come prima cosa devo mettere il costume da bagno di Kiko. Ho proprio paura che non sia adatto. Beh, non si può avere tutto dalla vita. Comincerò a scaldarmi i muscoli. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. È venuto bene, oggi sono proprio soddisfatto, sto migliorando. Quel costume era troppo occidentale, non rientra nel mio stile, preferisco non cambiare. Sono convinto che in questo modo riuscirò a sollevarlo. Ce l'ho fatta! Sono calmo e concentrato, questo è un ottimo allenamento. Tra breve inizierà l'incontro per la finale. Gli atleti si preparino. Alla mia sinistra, Ben Naya. Sì. Metticela tutta, Ben. Combatterò per te, mamma.
Alla mia destra, Ugo Gatto. Sono qui. Sei grandioso, magnifico, stupendo. Girati, Ugo, fatti vedere. Dai, Ugo, sei grande. Forza, Ugo, sei favoloso. Mettila tutta. Ugo sta diventando veramente popolare, non lo credevo. Forza, Ugo, devi vincere. Ma cosa fai? Mi volti le spalle? Sei proprio sgarbato. Coraggio, Ugo, ce la devi mettere tutta. Non devo farmi condizionare. Ben è un amico, ma io devo lottare come se non lo conoscessi. Ugo! E sono venuto dal paese per applaudirti. Coraggio, ragazzo, sono con te. Guarda, vedi, questo è tuo padre. L'ho portato con me per fargli vedere l'incontro. La foto di papà. Ci sono troppe cose in questa palestra che mi distraggono. Io devo pensare a vincere e basta. Via! No. Dichiaro vincitore Ugo Gatto! Bravo, Ugo, hai vinto! Ragazzo mio, nonostante tu abbia perso, sei stato bravissimo. Complimenti, Ugo. Tuo padre sarebbe fiero di te. Per mal di mare, potevate lasciarmi in modo più dolce. Bleh! Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del giugno. Hey! Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra che lo temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.